questo. Dai, oggi è stata una giornata discreta. È stata una giornata discreta, non ho fatto niente di che, ho fatto il mio giro. Ho fatto il mio giro, ecco, diciamo così. Sono stato nella Bergamasca, ho fatto un giretto, un po' di traffico, ma sapete che c'è? Quando vengo a casa che sono stanco, perché la macchina che ho, quando la guidi, sia che vai un pochino più, sì, che quando guidi nel traffico ti stanca veramente. Sei seduto a una spanna e mezzo da terra, c'è il cambio manuale. Non vedi un cazzo perché sei seduto per terra, e però è una stanchezza che mi fa piacere, una stanchezza che mi fa piacere. Allora, oggi ho visto due o tre video di uno youtuber che avevo nominato e poi l'ho rinnegato. Li vedo ancora i video di questo qua. E mi faccio delle domande, no? Mi faccio delle domande. Ecco, partiamo così. Perché c'è gente con così tanto astio rispetto a quelli che hanno deciso di fare certe scelte, no? Allora, questo signore, i complottisti sono dei quinta elementare, quinta elementare. E quindi? Cioè, perché te sei laureato? E quindi? Che cazzo vuol dire? Cioè, già questo mi fa girare i co... Allora, ragazzi, devo ammettere una cosa. Io quando vedo certi video, mi viene una voglia di andare avanti come un bulldozer, no? Come un bulldozer. Che mi viene veramente voglia di andare a Torino, prenderlo questo qua e dargliene a due a due finché non mi diventano dispari, no? Però rientro nel mio essere monaco. Ecco, diciamo così, rientro nel mio essere monaco. Allora dico, vabbè, dai, stiamo calmi, stiamo calmi. Che palle, ma che palle sta gente, no? I Novax. Che cazzo è sto termine? Porco zio, lo ripeto, che cazzo è sto termine? I Novax, i complottisti. Ma vi rendete conto che viviamo in un mondo di merda? Ma quel personaggio lì si rende conto che viviamo... Ah no, quando ci sarà la medicina, eccetera. Ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo stai... Non commento, no, non faccio commenti, non mi interessa, non voglio fare flame, non mi interessa, non serve un cazzo, non serve un cazzo. Allora, io faccio i miei video in questo canale e se qualcuno mi segue, cerchi di seguire la mia linea, eh? Cerchi di seguire la mia linea. Allora, innanzitutto cerchiamo di evitare la divisione. Però, porca troia, questo qua, mica è come se ti mette lì un calcio piazzato, no? Per fare il calcio di punizione o il calcio di rigore, no? Ma che cazzo dice questo? Ma che cazzo dice? Dyers Inc. di sta minchia? Ma che cazzo dici? Che cazzo dici? Morelli Dyers Inc. sa il cazzo, no? Ma che cazzo dici? Ma ti rendi conto che provochi divisione, ti rendi conto nella tua consapevolezza di omuncolo del cazzo che crede di essere laureato in qualsiasi cosa e mi fai le discriminazioni della quinta elementare? Ma che cazzo ne sai te? Ma che cazzo ne sai te? Ma guarda questi che fanno i maestroni, no? Fanno quelli che ti insegnano la meditazione. Io non insegno un cazzo a nessuno, ragazzi, non insegno un cazzo. Però quando vedo questi video qua, minchia, veramente devo fare, minchia, veramente mi devo trattenere, no? Perché, ripeto, mi viene voglia di andare a Torino, perché questo è di Torino, e pigliarlo a schiaffi, no? Mi viene veramente voglia, mi devo trattenere. Mi incazzo, mi incazzo. Allora, dai,
Facciamo un po' di propaganda alternativa, no? Allora, io conosco un botto di gente che all'epoca si è fatto quelle robe lì, no? Allora, l'85-90% si è pentito di averlo fatto. Il 90% della gente che conosco, poi io non è che conosco poca gente, ne conosco tanta, eh? Quando dico io non l'ho fatto, è beato te. Tutti, beato te, hai fatto bene. Tutti, hai fatto bene. E questo continua a rompere i coglioni. Continua a rompere i coglioni, questo. Questo scemo di merda. Continua a rompere i coglioni. Cioè, io non do addosso. Io non do addosso alla gente. Però questo piscia fuori dalla tazza, rompe il cazzo. I Novax. Ma che cazzo sono i Novax, Dio cane? Che cazzo sono i Novax? Me lo spieghi? Testa di minchia, plurilaureato di sta ceppa di cazzo. Figa. Sto qua mi fa girare i coglioni. Ma forte, eh? Ma forte. Ancora sti scemi. E fanno anche i maestri, questi. Ma stai zitto, testa di minchia. Figa. Allora. Adesso mi calmo. Però quando vedo certi video, ragazzi, quando vedo certi video, insomma, insomma, tutti i pentiti sono quelli che vedo, che conosco, con cui parlo. Tutti i pentiti sono stati di aver fatto le dosi. Tutti. E quindi ho ragione io, no. Mica detto, no? E questo continua a insistere, no? La Novax cessa, eccetera. La Novax, e perché se non era cessa era meglio? Cioè, ma voi ascoltate questi coglioni? Questo è un coglione, che cazzo vuol dire? Se non è cessa aveva ragione. Ma vi rendete conto di quel cazzo che c'è in internet? Vi rendete conto di quel cazzo che c'è su questa piattaforma? Questo è un coglione, io l'ho anche detto, cazzo, faceva dei contributi interessanti. Ma è un coglione questo, è un coglione. Ma un coglione fatto e finito. La quinta elementare, mia nonna c'aveva la terza elementare e non gli fai neanche una sega, mia nonna figa, con la tua laurea in sociologia del cazzo. Che cazzo ne sai te? Tutto pieno di maestroni, figa. E poi fa l'umile, no? Ma ragazzo mio, non sei umile, non sei umile, sei uno sborone del cazzo. E insegni come fare a meditare il dolore, la morte. Non sei un cazzo, figa, non sei un cazzo. Porco. Ecco, mi trattengo, dai. Oggi è stata una buona giornata. Però quando vedo certi video, cazzo, quando vedo certi video. Porco zio, quando vedo certi video, quando vedo certi personaggi e non cadrò nella bassezza come i miei amici. Il ciccione, il bruttone, queste robe qua. Non cadrò in questa cosa. Che ognuno è com'è. Ognuno è com'è. Poi dipende da quello che dice. Poi fine video, ragazzi. Scusate lo sfogo. Però insomma, ogni tanto anch'io ci voglio dire delle cose. Una buona notte.